a senza mina a di è andata sotto le mie aspettative, insomma. Ma quali erano le tue aspettative? Boh, almeno nei primi 20 arrivare invece. Ma non è che c'è stato un crollo psicologico? Può darsi. Campione uscente e campione subentrante, giusto. Vostre impressioni e quale emozione questa vittoria del campionato del mondo? Boh, io sono contento, sono andato là apposta per cercare questo risultato e cosa posso dire? Sono riuscito a trovarlo perché per fortuna abbiamo trovato un vento che piaceva anche a me. Cioè, abbiamo trovato un vento costante che era sui 18-20 nodi. Dalla loro parte che è vicino all'Alcatrax era ancora più forte. Arbatax. Da loro era ancora più forte, però c'era anche da noi, quindi poi avevo due avversari bielorussi che erano abbastanza forti, però si può dire che loro hanno sbagliato più di me, quindi ho prevalso. Non è solo questione di fortuna, però. Fortuna per il vento. Comunque la preparazione. Poi per tutto il resto si può dire che è opera di tutti. Cioè quanti giorni vi allenate all'anno? Quanti giorni di mare avete all'anno? Tre allenamenti a settimana per tutto l'anno. Quindi. Probabilmente più ore in acqua che a scuola. Asco, ma secondo me ha vinto, è un fattore genetico questa vittoria. Potrebbe essere, però ci sono degli studi, adesso abbiamo già prelevato il DNA di Carlo Nari, il genitore. Noto coppello, e avremo i risultati a breve termine. Questo training autogeno. Io penso di essere il più forte, e che tutti gli altri non hanno niente. Ah ecco, cioè proprio... Nel senso letterario in cui lo dico io, Ok. Si è fatto un'americana, cioè un'americana una pasta. Ah ecco. Ma queste gemelle inglesi come sono? Sono forti, sono belle, soprattutto col vento forte. Ma nonostante Mattia le tampinasse, comunque non è riuscito a diminuire le prestazioni di queste gemelle. Ma se ne è mandato Mattia in una scoperta. Ma ti hai fatto una delle gemelle, Mattia? Quale delle gemelle? Sono volgare. Ho fatto stazione lo settimo. Grattati il video. E poi ho mantenuto la posizione e sono arrivato alla fine. Gli americani c'erano pochi forti, c'era solo l'americano. No, con le americane. Con le americane, non confonderti. Cioè ormai sull'aspetto agonistico abbiamo sviscerato. Parliamo un attimino dell'aspetto sentimentale. Vi siete fatti valere in quanto italiani, anche se tu... Cioè... Boh, sono arrivato 29esimo dopo tutti i giorni che ero 25esimo. Andre, ma a parte l'aspetto agonistico che ormai più o meno conosciamo tutti, abbiamo saputo che praticamente stai imparando bene il russo. No, è il polacco. È il polacco. E come mai il polacco e non il russo? Perché c'erano... il mondo polacco è noto in tutto il mondo. Quindi bisogna ampliare la nostra lingua. Anche con i magrebini. La fabbrica di campioni. Ma qual è il segreto di questo successo? Colpi di bulloni in testa, assemblati con dei dadi. Come tutte le fabbriche bisogna avere gli strumenti per fabbricare. No, segreti non ce ne sono. Così per una volta c'è i capelli. È lavoro costante. Con costanza. Con me. Ghiaccio. Non fanno più casino. Il ristorante, praticamente un ristorante 5 stelle all'interno del circolo, si sono messi a tirare il ghiaccio. La mattina dopo il direttore di sala è venuto da me e mi ha detto che se i miei ragazzi continuavano a tirare il ghiaccio non li avrebbe più fatti entrare al circolo. Campione del mondo! I sense mina a dick. From Leipzig. Anyway, I wanna fi find it. In front of station at upper courthouse. Upper camp. Or even the House of Parliament. We are find it. Jataria addict. Boyoy, say we are addict. A reggae music addict. Jataria addict. A reggae music addict. Boyoy.